confuso preventivamente. Io ho visto che è presente tra di noi, come sempre negli ultimi anni, Liliana Segre, che è il testimone di Ancona. È presente Giuseppe De Zorzi, ex deportato ad Ancona. Nostri incontri, così come sempre è stato presente ai nostri incontri, Venanzio Gibellini, che portate in grazie. Già che ci sono, vorrei farvi, insomma, sottolineare la presenza del, diciamo, detto, del saluto del presidente Gianfranco Maris, dei restanti quattro quinti della presidenza nazionale dell'ANET, qui rappresentati oltre che da me, da Tiziana Valpiana, Emilio Gigante e Andrea Lorenzetti. E per il primo intervento, anche qua lo ringraziamo calorosamente per aver accettato il nostro invito e gli diamo la parola perché sappiamo che ha un impegno legato al suo incarico. Io invito qua a parlare Giorgio Sacerdoti, che è presidente della CEDEC. Buongiorno, vi ringrazio tutti. Io non sono qui in veste di presidente del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, siamo un'organizzazione sorella che Rolane ha decennali rapporti. Dopo abbiamo un consiglio di amministrazione a mezzogiorno e mezza che abbiamo spostato anche per consentirmi di venire qua. Anch'io ho fatto questo esercizio di memoria, ho pubblicato qualche mese fa questo libro che trovate fuori. Nel caso non ci rivedessimo, e più che dire brevemente del libro anche qualche immagine, vorrei affrontare questo tema perché la generazione successiva si mette a scrivere, magari mettiamo, è la storia di, sono delle lettere che io ho recuperato dal classico baule di famiglia, dalla scatola di scarpe dove mia mamma le teneva. Mia mamma era un'ebrea tedesca, unica sopravvissuta dalla sua famiglia, in Settlein di Colonia, che nel 1933, non potendo continuare a studiare all'Università di Colonia, andò a Parigi, si impiegò come segretaria e lì conobbe mio papà, che era sacerdote, che lavorava lì per una compagnia di assicurazione italiana. E da lì tutta una vicenda un po' romanzesca anche, perché da un lato abbiamo i sommersi, i suoi genitori andati a Amsterdam dopo la notte dei cristalli, il suo fratello più giovane che da lì da Amsterdam ha cercato di raggiungere la Marsiglia nella Francia di Vichy, ma è stato preso dai tedeschi e alla linea di demarcazione alla Francia ed è portata da Drancy ad Auschwitz a 22 anni, e i suoi genitori, la mamma che è ferita per il dolore, che fa cuore dopo pochi mesi, e il nonno che era un po' nascosto come Anna Frank ad Amsterdam, che è stato poi preso anche lui a fine 43. Proprio mentre i miei genitori, con varie avventure, scappando da Parigi davanti ai nazisti, mia madre come tedesca internata a Bourges nei Pirenei, mio papà italiano diventato nemico dei francesi, come la Nemirovska ha raccontato, scappa nel sud, trova la fidanzata, nello stesso campo c'era Anna Arendt, ho letto di recente un libro, anche suo marito cercandola l'ha trovata per caso, perché tutte e due avevano avuto, cioè, quest'idea di uscire dal campo al momento della resa francese prima che arrivassero i tedeschi, poi sposati a Marsiglia, poi spostati a Nizza quando gli italiani sono entrati a Nizza, i tedeschi a Marsiglia, io sono andato a Nizza in quel frangente, poi la fortuna, porti il nipotino dai nonni a Stresa perché c'erano i bombardamenti a Milano, tre giorni dopo il 25 luglio cade Mussolini, quelli brindano di nuovo alla fine della guerra, hanno già brindato all'armistizio 40, brindano lì, brindano poi l'8 settembre, invece per fortuna dopo l'8 settembre riusciamo a scappare in Svizzera avendo appreso delle stragi, le stragi di Mail. Io quindi sono il lato fortunato della famiglia e ho ritenuto di tirare fuori queste lettere e farle trascrivere da mia mamma, perché scritte in tedesco, difficile, poi ho trovato
la giovane ricercatrice tedesca in Italia, Sara Bergamo, ha scritto questo libro, fatto uscire in Germania, è uscito prima in Germania nel 2010, polemiche in famiglia, ma come, tua mamma gli odiava, ci hanno massacrato tutte, tu vai proprio lì a scrivere un libro tedesco, tutti i nipoti non sanno il tedesco, non lo capisco, ma io ho pensato che era una forma di dovere di memoria. Questa diapositiva è il dépliant che è stato presentato a Colonia, letture da questo libro, e nell'occasione di avere messo le pietre di un ciampo davanti alla casa dei nonni a Colonia, proprio come conseguenza della pubblicazione del libro. E dopo abbiamo scoperto, è molto interessante secondo me, che un insegnante del liceo di mio zio faceva una ricerca sugli studenti ebrei di prima della guerra, non aveva molti documenti, il liceo era stato bombardato, e quindi siamo andati con un nipote che è san tedesco a parlare a questi studenti, coetanei un po' di Walter, e a leggere delle lettere che ci sono in questo libro. E quindi così si riannoda. Io penso che la memoria è molto importante, sarà successo anche a voi che avete scritto i libri. Io, una delle cose più interessanti che è successo in questo libro, che mi ha scritto un sacco di gente, conosciuti o sconosciuti, dicendo, ah, ma che bello, ma questo mi ricorda la vicenda, anche mio zio, anche noi eravamo dei parenti ebrei, io non so, c'ho una nonna sacerdoti, magari siamo parenti. Io ricevo un mail di un amico, e poi vi dico, un giudice costituzionale. Carissimo, non so come ringraziare, che sapevo che aveva la mamma baltica, ma non sapevo napoletano. Carissimo, non so come ringraziarti per il libro che mi hai mandato della settimana scorsa, che leggerò con particolare affetto e interesse. Ti racconto una storia. Mia madre era lettone, venne a Napoli per studiare medicina negli anni 20 e fino al 38 andava a passare le vacanze estive a Riga dai genitori e fratelli. Nel 39 cominciò ad avere difficoltà, la prima fu la scomparsa del padre, che morì di suicida piuttosto che andare nei campi di concentramento per gli ebrei. Dopo cominciò una controllata corrispondenza con la sorella di mia madre, di mia nonna non ho saputo niente fino a che nel 1982, quando mi dissero che era stata fucilata dai russi del 41, io penso piuttosto dai nazisti, sempre perché è ebreo. Il mio zio, fratello di mia madre, fu deportato e non si è saputo niente. Un altro zio era comunista credente, questa è anche la storia d'Europa, e andò in Siberia dove faceva l'architetto dei giardini pubblici e insegnava marxismo nelle scuole medie. Ogni tanto veniva in Italia e ti fava per il Napoli. Fine della storia, un abbraccio. Ecco, vedete, mi piaceva con una mente così. È una roba che in certo senso, non so, non è un cuore, ma fa vedere che quello che noi scriviamo, secondo me, serve questa memoria. Non è la grande storia, io le lettere le ho inquadrate, tutte le vicende, che avevano tenuto altri documenti, della Fondazione in Svizzera, di Ginevra, di questo, di quello. E io, però, questo naturalmente è come faccio ad andare avanti, è in tedesco, ecco, questo l'abbiamo presentato alla scuola, ecco, mio zio, scolare in questo liceo, un po' il Palini di Colonia, la famiglia borghese tedesca, un quadro a olio di un bisnonno, delle vacanze sul Mar Baltico prima della prima guerra mondiale, ecco, molto decorose, ampia famiglia, di cui alcuni per gli altri, questo è quello che vorrei sottolineare, mia nonna, scappati in America, mia mamma con suo fratellino, tutti qua, la casa che esiste ancora a Colonia, la casa borghese dei cuginetti, una scritta su un libricino di cugini che attaccano per l'America nel 38, la felicità è per gli uomini lo sviluppo massimo delle loro capacità, ma lui poco altro è morto a 22 anni e le sue capacità non era mai sviluppata. Una vacanza in Gallina nel 38 era via Corezza, bisognava andare a piedi. Da lì Walter è andato direttamente in Olanda, dove è tornato in Germania. Questa è la sinagoga della Glockengasse, dopo la notte di cristallo, tutto distrutto, di mio nonno era uno, diciamo, degli amministratori. Una carta. L'ultima vacanza, 39 in Olanda, mia mamma da Parigi, lì, ragazzina che vedete sotto, va a trovare i genitori,
e il papà, mettendola sul treno, dice: questi cani faranno la guerra, e la guerra comincia dopo tutti i giorni. Quindi io così non solo le lettere, ma anche le ricordo quello che mia mamma raccontò, per continuare a raccontare, poi il mio nonno e lo zio Miranda, Amsterdam, matrimonio, mercato lì. Queste valte che scappano, ma viene arrestata. Vedete che la cartolina postale francese col maresciallo Pétain è mandata dalla prigione centrale. Come si scriveva? Questa è una cartolina scritta a matita, piccolissima, per poter scrivere l'altro lato di questa della cartolina che abbiamo visto. E questa è la lista del trasporto da Drancy, grazie alla ricerca di pasta di mio padre Walter Klein, in quel treno del 27. Intanto i miei genitori stavano a Nizza, questa è la Fondazione de Zonglet, come vedete, non c'è un automobile, e questa è l'ultima foto del mio nonno. Questa è una cartolina interessantissima, è l'ultima cartolina che mio nonno Sigmund Clyde ha mandato da Westerbro, vedete sotto dal campo di Westerbro, che era il campo dove venivano deportati dall'Olanda. Questa fu mandata a mio padre a Stresa, Alpino, Borromeo, Lago Maggiore, Italia. Vedete qui il titolo della censura nazista, esaminato Italia. Noi però eravamo già partiti in Svizzera. E quindi qualcuno l'ha rimandata al cugino Schwerin in Svizzera. Questa cartolina è la Svizzera. Quello che tu dicevi, gli uomini vengono bloccati ai confini, molti periscono. Qui abbiamo Vigliara che pure spinta la frontiera svizzera. Invece questa cartolina è girata dall'Europa in guerra, dall'Olanda arrivata in Italia, dall'Italia è stata rimandata in Svizzera. Poi lui dice: se non avrete notizie di me, non preoccupate. Non preoccupate. Ecco, noi siamo arrivati in Svizzera, questo è lo zio Schwerin, quelli che mantenevano la corrispondenza delle torne spedite in Svizzera, lo stesso tornando in Francia. E questa è un'altra cosa incredibile di quegli anni, perché qui si vede in tempo reale. Da Ginevra mia mamma scrive una lettera al Consiglio ebraico di Amsterdam. E nel 44 qualcuno gli risponde, cioè dicendo: gentile signora sacerdote, le consigliamo di mandare una cartolina in lingua tedesca a suo padre, dottor Sigmund Klein, presso campo di lavoro di Auschwitz-Birkenau, Svezia, Germania, perché lui è stato mandato con Arbeit Einsatz a lavorare all'estero e noi non siamo in grado di metterci in contatto con lui, dicendo partito dall'Olanda con il trasporto con i 13 novembre. E mia mamma ha mandato questa cartolina, quella della Croce Rossa, con la risposta pagata di Genève. E qui potete vedere Arbeit, Lager, Birkenau, Bern, Deutschland. E questa cartolina è tornata da Auschwitz. E qui c'è scritto: il campo respinge la consegna, rimandatemi. E la cartolina, vedete, è partita il 14 giugno 1944. È tornata il 27 giugno 44 a Ginevra. Questa è andata da questa cartolina battaglia. Ecco, io ho voluto raccontare questa vicenda, penso che anche per molti giovani che ho rappresentato, sono state anche scuole, anche vicini, così, e spero di avervi dato una testimonianza che vi possa fare riflettere tutti noi. Grazie.